che è la co-presidente di Transform Europa, e credo che non ci sia bisogno di presentazioni, perché Transform è stato sempre a fianco del movimento altermondialista a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. Grazie mille per essere con noi, Cornelia, a te. Many thanks to speaking here and for grazie mille, sono veramente felice di poter parlare qua. Credo che la lezione principale di Genova sia stata quella di aver evidenziato la trasformazione del capitalismo globale, di aver messo in campo una risposta politica, come assicurare la sostenibilità delle proteste e mettere in campo nuove forme di organizzazione transnazionale, come farlo riuscendo a preservare la capacità delle organizzazioni transnazionali di innovarsi. Il movimento transnazionale della fine degli anni 90 è emerso in una nuova fase del capitalismo, nuove tecnologie dell'informazione avanzavano, una trasformazione nelle modalità di produzione globale, modalità transnazionali messe al sicuro da accordi internazionali sul commercio, dalle nuove istituzioni globali come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e gli accordi multilaterali sugli investimenti. Nacquero proteste contro questi sviluppi, innanzitutto le lotte zapatiste contro il NAFTA e poi le lotte contro l'accordo multilaterale sugli investimenti. Tutto questo venne costruì il terreno delle proteste di Genova 2001. Si partì dalle proteste contro l'Organizzazione Mondiale del Commercio e poi contro il Fondo Monetario Internazionale. Emersero nuove forme organizzative come ATTAC e come i forum sociali europei e mondiali. Ma i forum sociali e se i forum sociali, organizzazioni come ATTAC hanno perso oggi quel ruolo, quell'esperienza organizzativa, l'esperienza di Seattle, di Genova e ovviamente di Porto Alegre è continuata a diffondersi e si è espressa nelle proteste contro l'austerità della Troica. Nuovi movimenti sociali con nuove progettualità sono andati emergendo, portando alla nascita di un governo di sinistra in Grecia. Il problema è stato che questa mobilitazione è avvenuta soltanto nei paesi del sud dell'Europa e le grandi scioperi generali come quelle della Spagna e del Portogallo, le proteste come quelle della Grecia nel 2016 sono andate avanti. Ovviamente si trattava di lotte europee, lotte contro il memorandum, lotte contro la Troica, ma che hanno anche fatto emergere le debolezze della sinistra europea e quindi e la difficoltà a fuoriuscire dalla dimensione del simbolico. È per questo che abbiamo bisogno di nuove forme organizzative transnazionali. I movimenti delle donne che sono nati hanno rappresentato un'esperienza importante, ad esempio in Spagna è stato messo in campo lo sciopero generale femminista e con la capacità di ampliare fortemente l'orizzonte, come è poi avvenuto anche in Polonia. Lotte poi per l'ecologia hanno assunto un nuovo significato con i Fridays for Future. 20 anni dopo Genova non siamo nella stessa situazione, siamo di fronte a una crisi totale, siamo di fronte alla distruzione globale, la pandemia globale ha evidenziato tutto questo. Le sfide globali necessitano di strategie
globali e di lotte globali per la democrazia, per i diritti sociali di tutte e tutti. Il Forum Sociale Europeo, quel grande spazio di riflessione, ha poi espresso la sua continuità in tante dimensioni. Tuttavia, lo spazio del Forum come spazio aperto di diversità non si è più dato. Questo significa che abbiamo bisogno di un nuovo inizio. Inoltre, quale potrebbe essere una sinistra politica in Europa e come potrebbe aprirsi questa ai movimenti, e quindi come costruire, far sì che questo forum crei una nuova agora per la società civile? Abbiamo bisogno di nuove forme di cooperazione internazionale. Abbiamo bisogno di progetti unificati che riflettino la diversità delle lotte contro il capitalismo. La COP26 potrebbe essere un'occasione. Dobbiamo partire da progettualità di questo genere. Grazie mille.